tutti e benvenuti al Capodanno cinese qui a Roma, dinanzi all'Altare della Patria, dove questa sera andrà in scena l'Accademia Nazionale di Danza su una coreografia che è nata all'interno della protesta di studenti, grazie all'impegno e alla passione di tre ragazze del biennio specialistico. Ma andiamo subito a sentire e a vedere cosa hanno da dirci Luca Braccia della Consulta degli Studenti e le tre ragazze che hanno coreografato la coreografia che andrà in scena questa sera, che rappresenterà quella che è la danza italiana. Andiamola a sentire. Siamo qui al Capodanno cinese con Luca Braccia della Consulta degli Studenti dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Ciao Luca. Ciao, buonasera. Luca, qual è il motivo per il quale voi questa sera siete qui all'interno del Capodanno cinese? Allora, questa sera noi abbiamo deciso di partecipare qui con una nostra coreografia autogestita per comunque dare segno della nostra protesta che dal 3 dicembre va avanti. Siamo qui anche per dare un segno di solidarietà ai nostri colleghi di nazionalità cinese che sono in accademia per via del progetto Turandot. Abbiamo deciso di esserli vicino proprio perché nell'ultimo periodo e negli ultimi anni sono stati, diciamo, un po' trascurati per via di tante problematiche. Quindi grazie a loro, che sono tre laureande al secondo biennio coreografico dell'accademia, loro hanno coreografato questo pezzo che gli studenti dei triennii classici e contemporanei porteranno in scena stasera. Magari chiediamo a Clelia qual è stata l'idea coreografica di questo pezzo? Allora, l'idea coreografica di questo pezzo parte da quello che è il segno animale che quest'anno contraddistingue il Capodanno cinese. Quest'anno cioè il segno si festeggia del serpente. Esattamente. Quindi diciamo che a partire dal materiale di movimento ci siamo lasciati ispirare proprio da questo simbolo, anche per quanto riguarda l'organizzazione di questo materiale, i disegni coreografici che appunto Il serpente. Esatto, che richiamano il serpente. Questa sera la vostra coreografia sarà una coreografia che rappresenterà quella che è la danza italiana, dato che siete l'unico istituto nazionale che riguarda la danza. Come vi sentite ad essere le tre coreografi di questo pezzo e quindi ad avere una responsabilità così grande nel rappresentare la danza italiana questa sera? Sicuramente per noi è un grande onore appunto l'aver organizzato una coreografia che rappresenterà appunto, come dicevi tu, l'Italia in questo contesto. Siamo appunto l'unica presenza italiana, quindi è una cosa che sicuramente ci fa onore. Quindi possiamo dire che questo può essere un primo mattone di quello che potrà essere il nuovo futuro dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Si spera. Speriamo che sia il primo di tanti mattoni. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, sicuramente io penso che l'opportunità che abbiamo stasera è una bella opportunità e loro l'hanno colta bene, nel senso che sono, secondo me, già tre professioniste, hanno fatto un lavoro molto accurato, molto preciso, e penso che la coreografia che vedremo stasera sia poi il prodotto del loro lavoro di qualità, perché possiamo dire che loro sono tre studentesse di qualità, quindi siamo orgogliosi di averle tra noi. E le presentiamo. E sono Santina La Macchia, Martina Tavella e Clelia Borrino. Ragazze, un'ultima domanda. Cosa invece ne pensate di della protesta che sta andando ancora avanti in accademia? Cosa pensate di fare ancora? Allora, per quanto riguarda la protesta, sicuramente siamo in un certo senso a favore di quello che è avvenuto, perché appunto c'erano delle cose da dover sistemare, ed è sicuramente stata utile, perché appunto delle cose sono state conquistate grazie al movimento studentesco. A maggior ragione loro sono studentesse da più anni magari rispetto a noi, quindi hanno potuto vivere altre situazioni spiacevoli. E contrariamente a quanto magari si è detto, è stata una protesta non per denigrare la figura dell'Accademia, bensì per appunto farla in qualche modo risollevare. E niente, non a caso siamo qui, non solo per appunto criticare determinate cose che non vanno, ma per valorizzare l'Accademia. Appunto, contesti del genere, per questo che siamo anche qui. Beh, io
io penso che tra l'altro la qualità formativa dell'Accademia stasera verrà fuori, perché sarà... Grazie ragazze, in bocca al lupo. Grazie. L'Accademia Nazionale di Danza questa sera è qui all'Altare della Patria per festeggiare il Capodanno cinese insieme alla comunità cinese italiana. Qui abbiamo in rappresentanza gli studenti dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma, i ragazzi del progetto Turandot e non solo. In rappresentanza abbiamo Mei. Ciao Mei. Ciao. Che cosa vuol dire per voi festeggiare insieme all'Accademia Nazionale di Danza il Capodanno cinese? È molto speciale per noi, è come festeggiamo per voi Natale insieme. Cioè, e come ci si sente invece a festeggiarlo tra l'altro fuori casa, qui a Roma, ma soprattutto all'interno dell'Accademia Nazionale di Danza, insieme a studenti che non fanno parte giustamente del vostro mondo, diciamo? E invece che cosa significa per voi quest'anno, questo Capodanno in particolare, dato che cade l'anno del serpente? Lei è nata nell'anno di serpente, quindi per lei è molto speciale. E che cosa simboleggia il serpente nel Capodanno cinese? Che simbolo, che cosa raffigura il serpente? Siamo qui in rappresentanza di due studentesse dell'Accademia Nazionale di Danza. Ciao ragazze. Ciao Medeo. Come ci si sente ad essere qui presente all'interno del Capodanno cinese nonostante la vostra Accademia sia ancora in rivolta? Beh, sicuramente è un'esperienza abbastanza toccante, essendo almeno per me in prima persona la prima volta e non avevo mai partecipato ad una esperienza così grande che abbraccia sicuramente la Cina e l'Italia, permettendoci così di esprimere non solo la nostra passione, ma sicuramente mettendo dinanzi a tutto il mondo sicuramente la danza italiana, quel che è la danza italiana. Quel che siamo noi, infatti. Studenti dell'Accademia Nazionale di Danza. Esatto, di Danza. Perché nonostante queste numerose proteste, noi abbiamo continuato ad andare avanti a testa alta e ne siamo fieri. E qual è la situazione all'interno dell'Accademia? Cosa sta succedendo ultimamente? Beh, possiamo dire che dalla protesta cominciata il famoso 3 dicembre abbiamo ottenuto tanto. Ci siamo fatti sentire, siamo andati in giro per le piazze, abbiamo manifestato, soprattutto con qualcosa creato da noi, la nostra arte. Abbiamo portato in strada alla mano di tutti i comuni cittadini che hanno potuto qui così toccare con mano la nostra arte e sostenerci. Abbiamo ottenuto tanto con i professori, abbiamo lavorato al regolamento, un regolamento che è stato rivisto in tutto sia dell'istituto che delle singole scuole e che è stato approvato dal collegio docenti, e adesso resta il passo più grande, quello di farlo approvare dal ministero. Vogliamo continuare comunque a farci sentire, perché abbiamo ottenuto, come sappiamo, anche dei
dei fondi per la ristrutturazione dell'istituto, ma la ristrutturazione deve essere generale, quindi il cambiamento deve avvenire in toto. Essere stasera qui è per noi una grande occasione, soprattutto perché, come aveva già detto Alessandra, in Accademia abbiamo una comunità cinese, ospitiamo una comunità cinese, e quindi questa è un'occasione per far sentire la nostra protesta anche fuori e per lavorare e festeggiare insieme a loro questo evento. E questa sera invece che cosa porterete in scena? Questa sera abbiamo portato in scena una coreografia realizzata da tre ragazze del biennio coreografico. È sicuramente un'esperienza stupenda, meravigliosa, perché per la prima volta ci è stata data la possibilità di poter apprendere. Una tecnica del tutto sicuramente alla quale noi non ci eravamo approcciati, qualcosa di nuovo, perché sicuramente rimanendo sempre all'interno delle quattro mura dell'Accademia magari non puoi esprimere veramente ciò che sei, quindi grazie a loro finalmente abbiamo potuto dare il nostro meglio. Quindi questa sera porterete qualcosa di nuovo in scena, sì. Soprattutto qualcosa su musiche classiche di Bach, ma in realtà è una coreografia contemporanea realizzata da queste tre ragazze del biennio, Santina, Martina e Clelia, che ringraziamo tantissimo. Sono state dolcissime, ma soprattutto si sono impegnate veramente tanto, secondo me hanno tratto da ciascuno di noi il meglio in pochissimo tempo, il risultato è stato veramente grande. E siete emozionate a rappresentare questa sera la danza italiana all'interno di un capodanno cinese che comunque verrà seguito in tutto il mondo? Abbastanza, senza dubbio, sì. Ok, grazie ragazze e in bocca al lupo per questa sera. Preparato autogestione.
pensa dell'esibizione dei ragazzi questa sera? Penso che è molto bello questa energia, questa vitalità e questa gioia di fare la danza. Questo mi pare molto importante e quindi sono felice di avervi visto. E che cosa ne pensa invece della protesta che stanno portando avanti i ragazzi? Beh, quella è sacrosanta.情丝长，又见你。